Parliamo ora di discontinuità politica. A volte succede che il vecchio gruppo che arriva, insomma, il nuovo gruppo che arriva dopo il vecchio non tenga conto dei progetti già sviluppati in precedenza e così si arriva a una situazione di caos e appunto di discontinuità nell'amministrazione. Maurizio Ciotola. Siamo qui con l'ingegner Marchi, ex assessore alla urbanistica a Cagliari, e gli chiediamo: com'è la pianificazione urbanistica in questo paese, in questa nazione? In sostanza la pianificazione in Italia è deputata a definire tre grandi categorie di pensiero, se si possa fare una cosa, dove la si possa fare e in che misura si possa fare quel qualcosa. Ma una volta definite queste tre grandi categorie di pensiero, non vi è alcuna certezza nel sistema pianificatorio italiano che ciò che si è prefigurato possa verificarsi o meno. Di fatto, in questa inesistenza di regole, le amministrazioni che si susseguono possono non garantire una continuità nel progetto. Questo è uno degli altri grandi problemi della nostra pianificazione. Non essendo definite pressoché a nessun livello certezze sulle opzioni di medio-lungo termine, di fatto ciascuna amministrazione, superando allegramente i principi della continuità amministrativa che si esprimerebbero prevalentemente proprio in questi obiettivi di lungo termine, si ritiene legittimata, perché ha il mandato popolare, a modificare le opere fattibili nel breve medio termine anziché nel medio lungo termine e quindi compromettere il risultato finale a fronte di un vantaggio anche reale nei tempi brevi, ma che comunque non fa struttura, non fa sistema, non ci porta da nessuna parte.